grazie. Torino. Grazie, arrivederci. La bilancia segna 206 tonnellate di alimenti raccolti in un solo giorno davanti a 87 punti vendita di Unicoop Firenze. Ora vanno alle famiglie in difficoltà grazie a una rete di associazioni nelle grandi città toscane come nei piccoli centri. Una filiera della solidarietà a chilometri zero. Grazie. Qual è la risposta delle persone? Abbastanza positiva, dato che queste raccolte si fanno anche molto spesso, per cui la sollecitazione è costante, ma le persone sono generose in linea di massima. Portano un po' di tutto, soprattutto i generi gli sono stati richiesti, olio, caffè, formaggio, pasta per l'infanzia, pappe per l'infanzia, latte per la prima infanzia. Un'ottima risposta. Da Pisa a Lucca fino a Siena e Firenze, sabato 12 dicembre, 4.000 volontari hanno chiesto un aiuto a chi faceva la spesa per Alimenta la Solidarietà, la colletta alimentare promossa dalla Fondazione Il Cuore si Scioglie in collaborazione con Unicoop Firenze. Grazie, grazie. Posso chiederle perché ha deciso di donare qualcosa oggi? Insomma, si dona sempre, si capisce chi ha meno possibilità di noi. Io sono un pensionato. Vivo in affitto, ma io sempre lo dono. Voglio dire, io mai tirato indietro. Devono mangiare anche loro, semplicemente. Grazie, grazie veramente. In prima linea i volontari delle sezioni soci. Qui siamo a Prato, dove a dare una mano ci sono anche alcuni utenti della Caritas. A Pistoia invece in azione i ragazzi della Misericordia. In via Carlo del Prete a Firenze Nord, la pettorina bianca è indossata dai volontari delle parrocchie e delle associazioni del quartiere. Nei nostri quattro negozi raccogliamo tantissimo, mediamente nelle tre raccolte annuali che facciamo circa 10 tonnellate di roba per volta. Questo ci permette di, non dico completamente soddisfare, ma dare una mano veramente alle 800 famiglie del nostro quartiere che hanno dei problemi. Il collegamento con queste, per esempio con la Caritas, poi abbiamo delle associazioni per esempio che danno cibo alle persone abbandonate alla stazione, sono collegamenti di rete che fanno, prima di tutto si attualizzano quelle che sono le finalità fondamentali della COP, quindi al di là della grande distribuzione c'è cioè la grande generosità e la grande solidarietà. Nelle tre collette organizzate tra dicembre dell'anno scorso e aprile sono state raccolte 520 tonnellate di alimenti. In più la Fondazione Il Cuore si Scioglie ha donato adesso 100.000 euro alle associazioni che assistono famiglie in difficoltà. Ci sono molte più famiglie bisognose, io anche sottolineerei anche italiane, è cambiata, abbiamo un aumento, se ogni mese abbiamo sempre più famiglie che ci chiedono. Da soli riuscireste a far fronte alle richieste? Ma da soli no, da soli non si riesce quasi mai a fare nulla, questo voglio dirlo. E ricordo che una delle principali cause della povertà oggi è la solitudine e la persona che è isolata rispetto a un contesto. Allora il primo aiuto anche attraverso, vorrei dire tra virgolette, la scusa del pacco alimentare è quello di incontrare queste persone, dialogare con loro, accompagnarle e possibilmente dare una mano anche proprio di per traghettarle verso momenti in cui possano farcela da soli. Attenzione prego, informiamo gentili soci e clienti che all'ingresso del supermercato è possibile contribuire alla colletta alimentare per le famiglie in difficoltà del territorio. Alimenta la solidarietà. Perché investiamo il nostro tempo? Perché fondamentalmente tutti abbiamo bisogno di tutti. Aiuti gli altri ma aiuti anche te stesso facendo queste cose. Dopo la raccolta alimentare arriva un'occasione in più per sostenere i progetti di solidarietà del Cuore si Scioglie. Fino al 20 dicembre in 18 sezioni SociCoop con un contributo è possibile portarsi a casa gli oggetti creati dai volontari per il progetto Tum Tum.